Mi sono sentita fregata da uno stupido. Mi sono proprio sentita presa in giro. Questi mi hanno detto che dovevano cambiare il contatore del gas. Oggi le divise le comprano. Se si presentasse qualcuno, non apro. La prefettura di Bergamo ha in partenariato con ANAP Confartigianato e con la collaborazione preziosa di tutte le forze di polizia deciso di porre in essere una campagna multimediale che veicoli nei confronti della popolazione anziana messaggi volti ad elevare gli standard di protezione e ad accentuare la soglia di autodifesa. È un progetto che stiamo portando avanti insieme al Ministero dell'Interno e Confartigianato per sostenere gli anziani, le persone più deboli. In modo tale che possa essere data un'indicazione alle persone over 65 di essere particolarmente attente al mondo, diciamo, dei delinquenti. L'informazione è determinante proprio per creare dei sistemi di protezione nei confronti delle persone di una certa età. Sapere e conoscere vuol dire saper difendersi e proteggersi. La truffa è un reato odioso perché è un reato che si rivolge soprattutto verso gli anziani e le persone sole. La truffa agli anziani è un reato purtroppo in aumento che spesso va a colpire le persone più deboli. Le truffe agli anziani possono avvenire generalmente nei luoghi dove questi si sentono più al sicuro. Quindi magari fuori dalle chiese, fuori dai centri ricreativi per anziani, in posti dove l'anziano è anche particolarmente sensibile. Tornavo dalla S lunga. Uscivo dal rifornimento di benzina. E non so come abbiano fatto a entrare nel cortile. E ho sentito dietro la macchina come un sassolino. Sono presentati due ragazzi abbastanza giovani. Io ero nel giardino di casa. Si è accostato un signore e mi ha chiesto: signora, lei mi ha rotto lo specchietto. Quello che mi ha seguito mi ha detto che era un tecnico del gas. Non ho avuto nessun sospetto per il fatto che erano due ragazzi che si presentavano molto bene, vestiti bene. Il truffatore è uno di noi, è uno spesso che c'ha la faccia da brava persona. È una persona molto distinta, magari giacca e cravatta. Si presenta a casa vostra con la faccia da carabiniere, da poliziotto. Cercano di approfittare della bontà e della sensibilità delle persone anziane. Ma no, signora, costa 150 euro. Io sono un meccanico e quindi lo rimetto a posto io. E mi facevo delle domande abbastanza strane. Dobbiamo cambiare il contatore. Ripensandoci dopo, sono stata una grande stupida per il fatto che quando c'è qualche controllo nel condominio, l'amministratore mette l'avviso. Quindi avvisi non ce n'erano. Secondo me sono persone intelligenti, però non usano l'intelligenza per un fine giusto. E allora io ho cominciato a dubitare, perché al comune non erano a conoscenza di assolutamente nulla. Vediamo, quanti soldi ha? 50 euro? Ma no, sono senza soldi. Io solo 20 euro. E dopo ho pensato, 20 euro tanto sono... è una barzecola, magari questo mi dà un pugno. A volte purtroppo la persona truffata se ne accorge dopo. I truffatori, conoscendo la psicologia di queste persone, approfittano di loro, sono bravi, ingannano. Quindi è una persona che ci casca, non è perché è una persona che non è all'altezza, ma perché sono bravi e furbi questi truffatori. Io l'ho lasciato entrare. Il finto poliziotto è entrato dicendomi che c'erano stati degli zingari che avevano fatto dei furti nel condominio. Signora, controlli e guardi dove tiene i soldi, dove tiene gli ori per vedere se manca qualcosa. E poi l'ho portato
nella scarpiera dove tenevo nascosto in un sacchetto, in una scatola di scarpe, tutti gli ori di mia mamma, che erano cose veramente, oltre che di valore, cose affettive. Però non avevo la forza di reagire come generalmente reagisco con il mio carattere molto forte. Mi dia questi 20 euro. Ho preso i 20 euro e gliel'ho dato. Mancava tutto, ori, soldi e tutto quanto. Bisogna far capire loro che non sono soli in quel momento e che il truffatore può avergli portato via un bene, un oggetto del denaro, ma non la loro dignità. Si tratta di persone scosse che stanno soffrendo in quel momento per la perdita di un bene caro oppure comunque di una situazione patrimoniale sfavorevole. Spesso le persone anziane sono restie a sporgere denunce perché si trovano a vivere una situazione di imbarazzo, di disagio che le mette in difficoltà a rivolgersi alle forze di polizia. Chiaro che il timore o la vergogna di sentirsi truffato può essere un momento di difficoltà da parte del denunciante. È importante per noi ricevere le segnalazioni e ricevere le chiamate da parte dei cittadini che vengono truffati. Di non aver problemi o titubanze o timori. Noi siamo ben disponibili a sentire, è un servizio che funziona H24. Vi suona a casa il campanello, al campanello di casa una persona che non conoscete? Chiamate il 112. Siate attenti a quello che vi viene offerto e prima di rispondere di sì o di aprire la porta, anche aprire la porta, aspettate. Non abbiate paura di disturbare, non disturbate. Siamo qui pronti per ricevere la vostra confidenza, la vostra richiesta d'aiuto e di venirvi incontro anche in modo celere per darvi una mano. Io mi fido e ho a casa i numeri di queste istituzioni. 112, assolutamente. Ce l'ho come targhetta sul muro in casa. Avvisare le forze dell'ordine immediatamente. È l'unico sistema per sventare queste truffe.